Sera tra l'altro impreziosita dalla presentazione del nuovo disco dei Popularia. Sì, oggi abbiamo l'onore di presentare il nuovo disco nel nostro paese di origine, Pellegrina, e siamo soddisfatti, siamo orgogliosi di questo. Dovevo ringraziare il presidente dell'associazione per l'opportunità che ci ha dato. Siamo contenti perché è un lavoro che abbiamo preparato da tanti anni e che finalmente è arrivata alla fine. E quel titolo è Veniti. Veniti, sì. Il titolo è Veniti, si occupa, vuole un pochettino richiamare l'emigrazione. C'è il popolo calabrese che ha questa innata predisposizione ad accogliere le persone che hanno difficoltà. In questo caso gli emigranti. E che i Popolari ormai da anni producono musica, buona musica, e veramente un gruppo diventato importante nel panorama etnico calabrese. Sì, è dal 2011 che è l'anno in cui siamo nati, e dopo qualche mese di preparazione musicale, eccetera, poi abbiamo prodotto le nostre canzoni. No? E poi c'è l'orgoglio perché gran parte di chi dei componenti del gruppo sono qui di Bagnara. Sì, precisamente di Pellegrina. Certo, è un altro onore questo qua di poter presentare nel nostro paese nativo le nostre opere. Perché le possiamo chiamare pure opere. E quindi stasera per questa sagra del pane di grano, pane buonissimo, la ceramica di Pellegrina e tanta tanta buona musica. Sì, tanta buona musica, speriamo che piaccia come è sempre piaciuta fino ad ora. Successo anche quest'anno della sagra del pane di grano. Sì, anche quest'anno la sagra del pane di grano ha avuto un grande successo, numerose le presenze, un grande evento che si ripete a Pellegrina per la 29ª volta, che permette di andare a valorizzare, a promuovere quelle che sono le nostre attività produttive, il pane di grano di Pellegrina, la ceramica, ma anche quelli che sono i prodotti del nostro territorio, con cui poi viene tra virgolette è fatto il nostro, è servito il nostro pane di grano. Una bella serata, come dicevo prima, tante presenze. La sagra del pane. Anche quest'anno, come nei 30 anni, si svolge oggi la sagra del buon pane.
Gli utili di questa non sono vani, si fanno anche le feste agli anziani. Si comincia un dì con poca gente, come si fa con feste paesane. Oggi possiamo dire che è importante perché la gente a casa non rimane. Nella regione è molto conosciuta, arriva gente da ogni sua provincia. Qui è tanto gradita e benvenuta e al sano festeggiare si comincia. È il pane fatto dal dorato grano che dall'antichità fu sano pasto. E il contadino un dì un po' lontano tagliava le fasce, a fasce con la faccia in mano. Oggi vogliamo qui tutto onorare questo alimento al mondo più importante e con affetto anche ringraziare chi questa festa seppe organizzare. Di certo non si può mai trascurare un grazie ai fornati produttori che con gran garbo e loro saper fare ci danno ogni mattina i suoi tesori. Ringraziare si deve i ceramisti, con l'opera ci fanno ricordare con quel piatto che da veri artisti ogni sapore lo fa esaltare. Successo. Anche quest'anno sta avvenendo una buonissima serata, c'è una molta partecipazione a questa sagra che questa sera, diciamo, dopo il Covid sta riprendendo alla grande. E come stiamo vedendo adesso c'è il tutto quasi esaurito, ma anche se ci sono sempre dei posti disponibili perché le persone si stanno alzando. Un lavoro fatto in sinergia con i volontari che stiamo vedendo stasera per promuovere il territorio, promuovere i forni che sono tanti, i forni del pane di grano di Pellegrini e le fabbriche di ceramica. Fare una sagra oggi significa partecipazione, significa stare insieme, significa promuovere il territorio. Penso che lo scopo principale di un'associazione è questa, praticamente, è avere la capacità di promuovere e nello stesso tempo creare sinergia e vita sociale nel territorio. Ecco, questo è il messaggio che noi vogliamo mandare e penso che l'abbiamo mandato, anche perché è un'associazione molto seguita la nostra, ormai è patrocinata l'iniziativa sia dal Comune di Bagnara, sia dalla Regione Calabria, sia dalla Città Metropolitana e da tanti altri enti che collaborano con noi. Quindi una manifestazione ormai riuscita che sta ripartendo dopo il Covid alla, diciamo, alla grande, perché stasera sta andando proprio bene come possiamo vedere, e poi concluderemo la serata o comunque intratteniamo la serata con un gruppo che sono i Popolari, che tutti conosciamo, che presentano un CD stasera. E lui risente di spiacere. Venuti senza vino e senza pani, sta roba come a voi e la